Buongiorno ragazzi, questa è la nostra vista ogni mattina e stiamo andando anche stamattina a fare colazione. E qui c'è il ristorante, qui ci sono le renne. Che bello! Signora renne! Ciao! Ciao signora renne! Ah, guarda, si è girata! Ciao signora renna! Sei bellissima! Oh, sono molto contenta perché dopo colazione andiamo a fare il giretto in slitto con le renne. Colazioncina di oggi, ho preso un pezzo di pane che tra l'altro è ancora caldo e marmellata alla fragola, un po' di burro, un kiwi e due bicchieri di succo d'arancia. E Laura voleva lo sciroppo per i pancake che non l'abbiamo trovato. Mannaggia. Così a secco. E rigorosamente mirtilli. Siamo finalmente qui con le renne, ragazzi. C'è la nostra guida che è qua, che sta preparando la slitta. Queste sono le sue renne, ci ha raccontato. Sono bellissime. Guardate questa bianca, che bella, è tutta bianca. Sei tutta bianca? Bellissima, però penso si sia fatta male perché le manca... Vedete che da una parte le manca il corno? Ci dicevano che quelle bianche sono rare, infatti ce n'è solo una bianca, le altre sono tutte più beggioline, marroncine. Lì ce ne sono tante altre, nei recinti. Andiamo a salutare questa signora renna. Ciao signora renna! Ok, non ti tocco più. Eccola qui pronta. Sei bellissima signora renna. Ciao. Pronti? Si sale. Siamo sulla slitta, ragazzi. Questo è il nostro Babbo Natale, il signore. Le renne sono sue. E guardate lei, che ci sta qui vicino. Lei si chiama Pallacallo. Pallacallo, non riesco bene a capire. Lui invece si chiama Ocho. Ci ha detto. Siamo in questo Winter Wonderland. Bellissimo. Gli ho chiesto se le renne piace essere accarezzate o meno e mi ha spiegato che sono proprio come gli umani, quindi ad alcune piace di più, ad alcune piace di meno e hanno caratteri diversi proprio come noi. Le slitte sono fatte praticamente tutte di legno, ho fatto questo tubo qui a lato, sono fatte tutte di legno e anche il pezzo che traina è fatto tutto di legno. Che bello! Siamo fermati qui, praticamente nel bel mezzo della foresta, c'è questo spiazzo, qui c'è una tenda, adesso la nostra guida sta accendendo il fuoco, noi siamo qui, è bellissimo, le renne sono ferme che si riposano, questa è la slitta, appunto noi siamo la prima carrozza praticamente, se vogliamo chiamarla così. Ne ho accarezzata una che però non era molto contenta di ciò, cioè si è spostata, poi mi ha guardato tipo non mi toccare, quindi non le rompo le scatole, però sono bellissime.
Ragazzi, adesso arrostiremo le nostre salsicce qui, colazione praticamente, ma è fantastico, io adoro. Questo signore poi è fantastico. Cotterello, si sta molto bene, addirittura le lucine. La moda di TikTok è arrivata anche qua con le lucine. Ah sì, thank you. Ok ragazzi, e noi? It's only like 2.5 hours ride, yeah. There is no villages or nothing. In between? Yeah. Some small villages, but there's no speed limit, so it's like 100 kilometers per hour. Yeah. Right. And normal temperature in January, February is minus 30, 40. But you haven't had that this winter, have you? Well, we have minus 30 by so. I think 10 days, but there's no clouds, then it's cold. So then you can see the auroras, but you are frozen. Straight up. Stiamo tornando ragazzi, dopo aver fatto fuccherello ci siamo scaldati e stiamo tornando. Adesso c'è anche la nostra guida qui con noi e davanti l'arena. Qui ce ne sono altre. Eccoci qua. C'è stato un piccolo fuori programma, si è staccato un pezzo di slitta e il signore mi ha lasciato al guinzaglio la renna. Io il mio sogno era avere un cane da portare in giro al guinzaglio. Adesso la renna si chiama Ocho. Vabbè, è bravo. In realtà ero nel panico più totale fino a 2 secondi fa. Vabbè. Anche lei ha una renna guinzaglio. Ah, così proprio. È la parte dell'attività in realtà. Alberelli di Natale tutto l'anno, o forse solo fino a quando c'è la neve, e stiamo tornando nella nostra casetta. Dopo la 120esima cioccolata siamo tornate nella nostra casetta e ci siamo fatte la cioccolata calda. Ragazzi, questa cioccolata, vabbè, è un po' sbrodolata ovunque, però questa cioccolata, ragazzi, è buonissima. Ed è questa. Siamo andate alla reception, abbiamo fatto scorta e poi abbiamo chiesto alla ragazza delle pulizie di mettercene altre in stanza perché non ci bastava. Questa è la cioccolata più buona al mondo. Si fa direttamente con l'acqua, ma ragazzi si addensa ed è fantastica. Questo penso sia cacao in finlandese con la doppia A, e questo sotto non so che cosa significhi, polvere di cacao qua sotto, perché insomma capibile. E questa è la nostra vista. Non nevica più, ma ha nevicato tantissimo stanotte. Pranzetto di oggi, abbiamo minestra con carne macinata che mi hanno giurato si tratta di manzo e non di renna, perché io non riesco a mangiarla la renna, poverina, e con patate e carote. E poi ho preso un po' un mix di varie robe che volevo assaggiare. Ci sono patate e carote, e riso in bianco, poi queste polpettine che non ho ben capito, mi auguro che non sia renna, e poi questo invece è pesce bianco alle mandorle. Gnam gnam. E poi davvero ho preso succo alla mela, e Laura ha preso un altro tipo di insalata di cosa sono, broccoli? No, sono le verdure, patate, carote, c'era scritto ma non vedo. Vabbè, stessa zuppa che non sappiamo bene di che cosa si tratta. E poi dolcetti, indovinate con cosa? Mirtilli. Finito il nostro pranzetto, adesso stiamo andando verso il villaggio di Babbo Natale, appunto ci torniamo perché ieri abbiamo scoperto che in realtà anche quello era originale, ma siamo andate, ieri eravamo nella casa di Babbo nella Natale, casa, nella sì. casa, adesso e adesso andiamo all'ufficio, e poi in realtà c'è anche la casa o l'ufficio di Mamma Natale, non abbiamo la casa, con le renne di Babbo Natale, che però non sappiamo esattamente dove sono. Non so se le troveremo oppure no. Vediamo, intanto noi ci andiamo. Allora,
Allora, siamo arrivate, ieri siamo andate lì, abbiamo pranzato e poi abbiamo fatto la foto con Babbo Natale appunto nella sua casa. E adesso invece andiamo verso il suo ufficio. Questo è un hotel tutto molto carino, devo dire, molto tema natalizio. Ristorante Tre Elfi. Qui c'è un mega pupazzo di neve vera, non è finto. Lì c'è Laura che non vede l'ora di andare da Babbo Natale, quindi l'ho già persa. E bellissimi gli alberi con la neve. Ci hanno spiegato che una volta gli inverni qui erano molto più rigidi e che il riscaldamento globale qui lo sentono molto, perché adesso per esempio fanno meno 3, che onestamente è la temperatura che sono abituata ad avere ad Amsterdam, quindi tipo io, cioè, metto i guanti così, però fa caldo. Ci aspettavamo temperature molto più rigide, devo dire, quindi per essere al circolo polare artico ed avere solo meno 3 gradi, diciamo che appunto fa parecchio caldo, quindi è molto più, diciamo, sostenibile, ecco, però è a causa del riscaldamento, sul riscaldamento globale. Questo è l'ufficio postale di Babbo Natale, dove si possono imbucare le letterine e poi... E poi, anche se le imbuchi adesso, vengono spedite a Natale praticamente. Ah, ok. Ecco le renne! Dove? Andiamo a vedere le renne! Andiamo a vedere le renne! Sì! E lì c'è anche la casa di Mamma Natale. E poi invece qui c'è l'ufficio di Babbo Natale. Poi ci andiamo, che ci siamo state, ma la fila era lunghissima. Qui, avete già visto nell'altro video, qui c'è proprio la linea che si oltrepassa per passare al circolo polare artico. Appunto, adesso ovviamente non si vede, ma c'è la linea a terra che è coperta dalla neve. Che bella musichetta. Ah sì, la signora Santa Claus, Mamma Natale, e anche le renne di Babbo Natale. C'è scritto Santa Claus Reindeer. E poi c'è anche un ristorante. Hai visto che c'è anche Mamma Natale che fa la maglia? Dove? Qua? Sì, è lei. Mito. Che bello. Eccole qui le renne. Queste dovrebbero essere di Mamma Natale o di Babbo Natale, vabbè, non sono sicura. Comunque queste sono le renne. Quella lì si è seduta. Quelle qua. E non fatevi impressionare se ad alcune mancano le corna, perché ci hanno spiegato che le perdono e ricrescono ogni anno. Quindi è normale. Quanto sono belle. Lì c'è un'altra bianca, bellissima. Niente, purtroppo la casa di Mamma Natale è occupata per un evento privato. Quindi la vediamo solo da fuori, però bellissima. Ed è anche bellissimo il fatto che ci sia praticamente il sole, perché si sta schiarendo il cielo e continua a nevicare tantissimo. Cioè, che spettacolo, eh? È magico questo posto. Ci siamo fermate in questa caffetteria piccolina. Io ho preso un tè caldo e frutti rossi con il miele, e Laura, che mi sono un po' pentita di non averlo preso anch'io, ho preso un cappuccino con miele e cannella, e le hanno dato anche un cioccolatino. Stiamo entrando, cioè già ci siamo stati ieri se avete visto il vlog, ma adesso incontreremo anche Babbo Natale, quindi al suo ufficio. E stiamo entrando nel suo ufficio. Infatti qui ci sono tutti i pacchetti, c'è il laboratorio. Ecco, qui ieri non ci siamo stati, qui c'è il countdown per Natale. Da oggi sono 293 giorni, ragazzi, ogni giorno ovviamente viene cambiato. E lì c'è la fila per andare a conoscere Babbo Natale. Ci stiamo avvicinando, che emozione! Una cosa che ho imparato del finlandese, che è molto difficile, però una cosa ho imparato, che kiitos vuol dire grazie, questo non me lo dimentico. Lì ci sono gli elfi professionali, c'era proprio scritto così, che fanno le foto e i video, che poi si possono acquistare, naturalmente molto turistico come cosa, ma carina. Anche oggi Babbo Natale è stato carinissimo,
anche gli elfi molto simpatici, e io ho sfoggiato l'unica parola che so in finlandese per dirgli grazie, e niente, è stato molto molto bello. Ovviamente non potevamo filmare o fare foto all'interno, perché ovviamente è una cosa turistica e se no poi non acquisti quelle che ti fanno loro. Però adesso andiamo a vedere i video e le foto che ci hanno fatto e vediamo insomma se acquistarle, come siamo uscite. Ne abbiamo fatta una assieme, poi ognuna separata, e poi appunto vogliamo vedere anche il video, perché fanno sia foto che video e ti danno questo codice dove puoi vedere appunto le foto e i video che ti hanno fatto. E poi una volta uscite dall'ufficio di Babbo Natale, come tutte le cose più turistiche, un po' come a Gardaland, che cosa c'è? C'è il negozio di souvenir e ci sono un sacco di cose, ovviamente tutte a tema natalizio, tantissimi tantissimi folletti, decorazioni per l'albero di tutti i tipi. Qui abbiamo gli snow globe, le palle di vetro con la neve, c'è scritto Lapponia, Finlandia, e poi il circolo polare artico, carine. No vabbè, l'alce, no cos'è, una renna, carina, tanti gnomi, io adoro questi gnometti piccolini, ce li amo, sono troppo carini. Che belle ste cosine. Questi? No vabbè, hai visto? È un set da bagno a forma di gingillo. Che carini. E c'è anche la formina. Una decorazione natalizia. Uno dice l'ho presa in Finlandia. È vero. C'è anche la decorazione. E là il coso per fare i biscotti. Che carino. E questo cos'è? No vabbè, c'è ovviamente anche l'igienizzante per le mani con la il folletto renna. Ah, anche questo è molto bello, questo set. Siamo a cena ragazzi, una volta tornati dal villaggio di Babbo Natale, siamo fatti una cioccolata calda a casa, ho postato un po' di roba sui social e adesso appunto siamo a cena qui nel ristorante del nostro deserto. Intanto ho preso le patate al forno, o forse sono lesse, non lo so, ma sono le patate novelle che io adoro, sono buonissime, e poi ho preso queste salsicce che sono sempre a colazione, ma non ho proprio il coraggio di mangiarle a colazione, quindi le ho prese adesso. E da bere ho preso il succo alla mela e sono passata al dolcetto perché volevo prendere il salmone affumicato, ma non esiste più, è tutto finito, e quindi ho preso vabbè, un po' di frutta, mela, poi questa panna fatta in casa che è spettacolare con il cioccolato sopra, però qui ci mettono spesso e volentieri pezzettini di arancia, che non mi fa impazzire, però la panna in sé è buonissima, la panna fatta in casa è mille volte meglio rispetto a quella del supermercato. E poi ho preso questi due biscottini con crema al latte, e anche stasera il mio cocktail con cos'è? Liquore alla menta, cioccolata calda e panna e marshmallow. Ragazzi, è la fine del mondo davanti al caminetto. Cheers! Una cosa abbiamo appurato dei finlandesi, o almeno qua, cioè non scherzano, qui di alcol ne mettono tantissimo ragazzi, io con questo ieri ero ubriaca e adesso lo sono di nuovo con tipo due sorsi, cioè veramente è buonissimo, fortissimo. Rientrata in camera, spero di essere a fuoco. Sì, purtroppo la luce è dietro di me, quindi non mi vedrete perfettamente, ma la stanza è quanto più luminosa possibile, più di così non potevo fare. Raccolto i capelli e adesso ci strucchiamo assieme, perché ho questo trucco tipo da 12 ore, non lo so da quanto, veramente da tantissimo, e ho bisogno di sentire la pelle respirare decisamente. Il rossetto già se n'è andato, ma il fondotinta c'è, è la mia base, come potete vedere è ancora perfetta, ed ho utilizzato il primer di Benefit, quello nuovo light, il The Professional Light, e mi sta dando un sacco di soddisfazione. Non so se riuscite a vedere bene, ma la mia base è veramente ancora perfetta, però adesso andiamo a toglierla assieme. Inizio utilizzando il The Calm Balm di Yepoda, e questo è il prodotto, ne ho già utilizzato un bel po' perché lo adoro, è delicatissimo e strucca perfettamente in due secondi. È a base di olio di cocco e olio d'oliva, vado a stenderlo così sulle mani e poi occhi.
e viso, strucco tutto, tutto con questo. Come sapete, è da un po' ormai che non sto usando più acque micellari o altri struccanti di alcun tipo, perché mi trovo troppo bene con i balsami struccanti. Sono molto, molto più delicati. Mi pento di non averli scoperti prima, perché la mia pelle veramente ringrazia. Sembro un panda adesso, ma è tutto normale, vado a risciacquare. Se mi seguite da un po', dopo aver struccato il viso, è completamente pulito adesso, strucca benissimo, ma devo andare anche a rilavarlo, perché una volta si strucca, seconda volta si lava il viso. E vado ad utilizzare anche questo, lo sto per finire, io amo già il secondo che finisco, è delicatissimo, è un detergente per il viso. Mi piace che contenga acido salicilico ed aiuta a fare un effetto esfoliante sulla pelle, quindi mi toglie macchie, brufoletti e me li previene anche, ho notato. Va agitato e poi ne applichiamo un po' sulla mano e come sempre vado prima ad emulsionare un po' così sulle mani e poi vado a massaggiare il prodotto su tutto il viso e anche sugli occhi. Ah, adesso sì che sento la pelle respirare, mamma mia ragazzi, che sensazione bellissima. E tra l'altro questi prodotti di Yepoda sono made in Corea, tanti brand dicono che i loro prodotti sono skincare coreana, ispirati alla skincare coreana, ma poi sono fatti da tutt'altra parte. Questi prodotti sono veramente made in Corea. Una figata di Yepoda, che non so se vi ho mai menzionato, è che ci sono tutti gli step scritti su ogni prodotto, quindi se avete il dubbio su quale step, su quale prodotto utilizzare prima rispetto ad un altro, appunto avete tutto quanto scritto sulla confezione. Adesso applico il The Repair Hero, che contiene niacinamide, molto importante da incorporare nella vostra skincare. Vado ad applicarne un po' sulle dita. Si può applicare anche così, come vedete fare spesso su TikTok, Instagram, eccetera, ma bisogna sempre stare attenti a non andare a toccare la pelle, perché sennò tutti i batteri che abbiamo sulla pelle andiamo a trasferirli sul nostro applicatore, che poi va immerso nel prodotto e va poi a contaminare tutto quanto il prodotto che abbiamo nella boccetta. Quindi è sempre meglio andare ad applicare però senza toccare il viso, oppure come faccio io in questo caso, direttamente sulle mani, e vado ad applicarlo in questo modo sul viso e anche sul collo, specialmente se avete come me purtroppo macchie dovute ad acne, brufoli. La niacinamide aiuta tantissimo in questo e va anche ad idratare bene la pelle. E adesso ultimo step per la nostra skincare, vado ad applicare la crema, oppure in questo caso applico la maschera per la notte. Eccola qui, questa si chiama The Midnight Magic, sempre di Yepoda, ed è una maschera idratante per la notte. L'ho portata appositamente perché sapevo che la mia pelle avrebbe avuto bisogno di molta idratazione la sera dopo le giornate passate al freddo. Un effetto nutriente, ma va benissimo anche se la pelle mista, perché si assorbe in fretta, e anche un effetto lenitivo, quindi se avete la pelle delicata, super 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 sensibile come la mia, vi garantisco che è fantastica. Skincare completata ragazzi, vi lascerò qua sotto nel box informazioni il sito diretto a Yepoda se volete dare un'occhiata a questi prodotti, e qui in sovraimpressione vi lascio anche un codice sconto che, come al solito ve lo ricordo, io non ci guadagno mai nulla se usate i miei codici sconto, assolutamente, però appunto ve lo lascerò qua in sovraimpressione e poi anche qua sotto nel box informazioni. Adesso vado a nanna ragazzi, spero vi sia piaciuto questo video in cui abbiamo fatto un sacco di cose, quindi sono anche stanchissima, vi mando un bacio grandissimo, vi saluto qui. Bacio, bacio grande. Venite qua che vi abbraccio forte, 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 forte. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.